Per esempio c'è quella foto in cui lui è in mano con i soldi. Ma quella foto è un... dice Gomorra e Falanga. Ma no, ma quella foto proviene dai social di 5 anni fa ed era una vincita, un grattavinci fatta in un bar, per cui non ha nessuna attinenza con quelle che sono le indagini. Lui ha fornito le spiegazioni, ma penso che chiunque vada su Facebook la vede pubblicata dal 2016. Con tanto di commenti. Con tanto di commenti. Quindi non so da dove sia venuta fuori questa associazione. E invece sugli abusi, perché è Falanga che dice facciamo sbirro buono, sbirro cattivo. Ma guardi, su questo, entrare nei particolari, c'è ancora il segreto istruttorio, comunque lui ha fornito queste spiegazioni. Queste, capirete che non si può condannare una persona sulla base di una battuta. Occorre contestualizzare quello che è l'episodio. L'episodio lì viene contestato reato di tortura, non è un... Ma no, non è collegato a quella battuta, anche perché lui, diciamo, si no, è professato. Ovviamente, non certo. Lui si è professato estraneo a qualsiasi violenza e a qualsiasi ipotesi di spaccio e quindi non ha assolutamente neanche l'imputazione configura a suo carico un'ipotesi di spaccio. Insomma, lui ha un tenore di vita normalissimo, non ha nessun tipo di, diciamo, di indizio che possa far minimamente pensare che fosse dedito ad un'attività illecita collegata alla droga. Gli hanno massacrato di botte, lui non ha negato questo addebito, non risulta assolutamente che sia stato massacrato di botte. Sembra più che altro fosse una spacconata da parte di Montella che abbia rilasciato queste dichiarazioni, ma lui ha negato assolutamente che in sua presenza siano venute queste... La foto col sangue del nigeriano... Ma è caduto per terra. È caduto... Sì, mentre durante l'inseguimento. Scusate di fondare.